bla 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 bla. Marchetti, chi è? Una ragazza, a quanto pare. Simpatica. Simpatica, molto, solare, molto molto brava. Anche forte, tenace. Forte, che ride sempre. E poi quando piange, anche piange sempre. Una bugia, non piange no, sempre. No, non è vero, non piange quasi mai. Lui è stato un suo insegnante. Esatto. Oh, Chiara Marchetti, tra l'altro, è anche una bravissima attrice. Molto brava. Brillante e drammatica. E quando canta mi fa piangere. Anche a me, ma per una... No, ti fa piangere? Sì, mi commuove. Ah, ti commuove, sì. Ma tu guarda. Lei ama i cartoni animati. Adora stare con gli amici. Sì, adora molto... noi. Adora noi, esatto. Anzi, lei... Grande Marchetti. Ecco, lei è un'altra sua compagna. Lei è un'altra sua compagna. Ha tantissimi amici, no? Tantissimi. Quindi, proprio. Vabbè, che quindi, diciamo? Diciamo che Chiara... Merda, 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 merda. Chiara è la mia migliore amica. Ci conosciamo da tantissimo tempo. Abbiamo trascorso insieme molti momenti felici, altri un po' meno. È una persona allegra, simpatica, generosa, sa stare con gli altri e condividere le esperienze, sa ascoltare, è un po' testarda, cocciuta ma anche determinata. Sei sensibilissima, mi piace il tuo modo di fare, sei delicata, molto molto discreta, però hai una forza dentro straordinaria, straordinaria. Sul palco sei una bestia da palcoscenico. Cosa c'è? È finita! No, non ci credo, ma io vorrei parlare 3 ore. Come si fa? Aiuto! È troppo poco tempo, amore mio, ti amo tantissimo. Ciao Maurizio! Ciao. È una persona che incarna la vita nella sua accezione più bella, quindi la vita come gioco, la vita come scoperta continua e come curiosità. Curiosità verso, non solo verso le cose, ma soprattutto verso le persone, quindi capacità di cercare il bello dentro tutti quelli che le sono accanto. Lei, ecco, è maieutica, come direbbe il buon Socrate. Come mai siamo in un campo da golf? Me lo chiedo anch'io. Ma non facciamo queste domande, chiediamoci altro. Come ti chiami, di dove sei, cosa fai nella vita, conosciamoci un po'. Allora, mi chiamo Chiara e ci siamo. Nella vita diciamo che provo a fare l'attrice e la cantante. Quindi nella vita provi? Beh sì. Non è poco? Non è poco. Di dove sei? Sono di Livorno. E da quant'è che provi a fare la cantante e l'attrice? Da quando ce n'ho 6. E ti hanno fatto l'applauso su questo, perché da quando hai 6 anni e provi a fare la cantante e l'attrice? No, scherzo, da quando ho 6 anni ho la passione per il canto, cioè 6 anni decisi, ok, voglio fare la cantante. Poi verso il liceo mi è venuta la passione per la recitazione, diciamo che ho preso coscienza del fatto che avevo anche voglia di recitare e di esprimermi con la recitazione. Sei più cantante o più attrice? Entrambe le cose. Qual è la cosa più importante per essere una brava attrice o un bravo attore, secondo te? L'umiltà. Te sei qualcun altro, entri nei panni di un altro e quindi devi andare in punta di piedi, nel senso devi essere molto umile e metterti in gioco il più possibile per dare concretezza ad un altro, quindi... No, no, ma mi torna, t'ho seguito, è bello, figo. Ganso. E parlaci di Springs. Springs, quello lì, quello che parla di aborto. Tu cosa fai? Di sesso. Parla di aborto. Cosa fai? Io faccio... sono Anna, nello spettacolo. È un'amica di Vendla. Una stronza? Sì, no. Una merda? No, è allegra. Allegra. È bella. È molto allegra. Tira un po' su Vendla, perché Vendla ogni tanto, per colpa della madre che la opprime un po' troppo,
ha questi momenti in cui è molto triste, si sente un po' giù. Sì. Tanti ragazzi che hanno parlato prima di te mi parlavano di una bella condizione, di una situazione particolare. Allora, con gli altri ragazzi mi trovo benissimo. E... di la verità. No, è raro trovare un gruppo di persone così genuine. E quindi mi sono trovata bene in realtà fin dal primo workshop. Ne abbiamo fatti tre prima dell'allestimento vero e proprio e mi sono trovata bene con tutti, anche con chi alla fine non è arrivato, diciamo, a farlo davvero Spring. Ma ho un ricordo bellissimo di tutti. E Spring come spettacolo mi sta dando molto perché come interprete, diciamo, è bello farlo. È interessante, parla di tematiche che coinvolgono tutti nella vita. Tutti siamo stati adolescenti, tutti lo saranno, tutti lo sono. E mi sta aiutando tanto a me come in quello che vorrei fare nella vita, perché comunque è una scuola. Devi cantare, recitare, essere lì concentrato. Oggi. Te oggi hai le chiavi per poter fare qualcosa per il teatro italiano. Beh, al di là che bisognerebbe finanziarlo di più. Finanziarlo di più, tu parli del governo, economicamente. Più fondi pubblici. Sì, perché il teatro è di tutti. Alla base ci vogliono delle pubblici, idee. Più fondi pubblici perché la gente ci possa andare gratis o più fondi pubblici perché... No, se no noi... Chi fa gli spettacoli come 30 anni fa possa inculare più soldi. No. Più fondi pubblici perché è proprio il messaggio, è un bene di cui dovrebbero usufruire tutti. Quindi appunto, dico, cioè, io mi accodavo a quello che dicevi te, no, perché anche io vorrei più fondi pubblici, ma io vorrei più fondi pubblici perché vorrei che Priscilla lo vedesse anche della gente e non può spendere 60 euro di biglietto, no? Sicuramente fare delle... Però più fondi pubblici quando l'hanno date ai tempi, c'è la gente... No, evidentemente sì, perché non ha nemmeno... Invece mi sembrava una cosa bella, ve le dicevi te, Dio, boh, sarebbe bello se potessero andare a teatro tutti, no? Pensa che operazione culturale meravigliosa, se fosse gratuito. No, gratuito no, perché è gratuito. Perché farci andare tutti, mi dicevi te? No, perché comunque ci lavorano un sacco di persone e devono mangiare. Ah, certo, con fondi pubblici. Ma quella è un'utopia. Ma ti dico, tu fossi utopica. Se fossi utopica, no, non lo renderei gratis, però lo renderei accessibile con fasce differenziate di prezzo, ovviamente. Sono del reddito? No. Quindi andare al botteghino con 7,30, cioè, guarda, no, io guadagno 15.000 euro l'anno. No, però io per esempio lo riporterei anche per le strade, il teatro. Cioè, andrei a cercarlo il pubblico. Forse è troppo fermo, è troppo chiuso nei teatri edifici. Che canzone canti? In Spring? Sì. Ma canto tante canzoni. Tipo? No, dai, Mamma Reprise. Mamma Who Bore Me Reprise. Com'è che fa? Mama who bore me, mama who gave me, mama the angels. Who made me so sad. Grazie. Dille alla gente di venire a vedere Spring, di muovere il culo e di venire a teatro. Alzatevi. Sì, e camminate. Chi è Gesù con Lazzaro? No. Perché, scusami, la 25enne... Perché è bellissimo. Te, Chiara, non sei andata a teatro, non hai visto un cazzo quest'anno. Bravo. Perché uno come te dovrebbe venire a vedere Spring? Informalo. Perché, hai detto che uno deve informare. Informalo. Perché è bello. Ti informo. Perché è bello. Allora, sei incavolato, vabbè, allora, venite a vedere Spring perché è bello, perché è bello, è bravo, bello. È un bello spettacolo, no, non è bravo. Fa sta bene, no, non è, bravo. È uno spettacolo che mi garba, dai, no, cazzo, no, ma non di è bravo, cosa di non sostanzioso. È bravo, è bello, volevo dire che è molto bello questo spettacolo, dovete venire a vederlo per la bellezza intrinseca che racchiude dentro di sé e perché spacca. Mi è venuta voglia di vedere Gris. Allora vai a vedere Gris. Loro vengono a vedere Spring, sono sicura. Sicurissima. Sarai da sola a vedere Grease.
Loro vengono. Loro vengono in altri sensi. No, a vedere Spring.